thank you. It occurred to me in thinking about telling these women's stories that after their sensational crimes and sensational trial, no one ever spoke about them again, and obviously they didn't die, and they still existed, and there was still a story there to tell. So that's where it began. And quindi una domanda, forse la domanda più ovvia, iniziando appunto da Guinevere e da Mary: come avete pensato questa inusuale prospettiva appunto sulle ragazze di Manson? Ebbene, è iniziato proprio perché dopo il processo di queste donne, soprattutto delle loro storie, non si seppe più nulla, e quindi ci tenevamo appunto a raccontare questa storia. And I think I was always fascinated with the question of how and why Charlie got them to do these things, because he was pretty crazy, but they were regular girls. So how did these nice girls end up in this place? And Gwyn's script was the first thing I knew of that was really going to look into that. And I like the idea of taking on such characters that are kind of pariahs, that people don't have sympathy for, and to try and find out what happened to them. Sono sempre stata molto affascinata da due aspetti: innanzitutto come e perché Charlie è riuscito a convincere queste ragazze a commettere quello che hanno commesso. Lui era uno psicopatico, un matto, lo sappiamo, ma loro erano in effetti delle ragazze assolutamente normali. E quindi appunto mi sono voluta concentrare su questo aspetto e anche su un personaggio che chiaramente non è simpatico, appunto. C'è una domanda qua. La ripeto io. Should I repeat it again? Sure. Yeah. Okay. Go on. Hi, Matt. My question is for you. Okay. I would like to ask you, how did you relate to the dark side of your character in this movie, and if for you was more uncomfortable to deal with him or with the royal duties in the crown? Well, Charles Manson is a lot like Prince Philip, so. How do you relate? How does one relate to anything? How does Hopkins kind of relate? Not that I'm comparing myself to Anthony Hopkins, but how does he relate to Hannibal Lecter? You know, it's all the dark bits as an actor are the bits you sort of enjoy. They're the juicy bits. They're the bits that you're excited about. The bits where he's a real prick. I mean, the thing with Charlie is that he's a constant noise. He's annoying, which I can relate to. He's nothing like Prince Philip, obviously, but he's much darker. But also, I think what was nice about this film is that we meet him before, you know, the sort of relative insanity, if that makes sense. Next question. La mia domanda per me è appunto come sei riuscito un po' a relazionarti appunto con questo lato oscuro del tuo personaggio. E chiaramente non è possibile, ad esempio, non che mi voglia paragonare appunto a Hopkins, ma come può aver fatto Hopkins a relazionarsi ad esempio con il suo personaggio, con Hannibal Lecter. È sicuramente un personaggio molto irritante, e forse questa è l'unica cosa con la quale mi posso un minimo relazionare, e forse anche nel fatto che nel film lo veniamo a conoscere prima diciamo di tutta la sua follia, ecco. I'd like to ask something else to the cast, and it's, you know, the Manson murders are such a part in American pop culture, but this, your generation is, you know, far apart from when they happen. So I'm wondering about your awareness of these events and of the girls what was your perception? Well, I think we all knew the pictures of the three girls in prison together walking to the court. But what I didn't know about was Carlene Faith's work with them, and that was a real gift to learn about that work. Yeah, I'd say I knew, oh, oh, oh sorry.
Quindi una domanda per il cast: questi omicidi appunto perpetrati da Charles Manson e dalle sue ragazze sono molto famosi nella cultura americana, ne fanno parte, tuttavia la vostra generazione è decisamente giovane, quindi volevo appunto sapere quale fosse appunto la vostra percezione e se li conosceste. Tutti noi conosciamo le foto di queste tre ragazze coinvolte negli omicidi, non sapevo però ad esempio che Carlina avesse lavorato con loro. I was going to say that I knew about the Manson letters, but I never knew about the women as individual people. I didn't know the names Leslie and Susan and Patricia. And I think that one of the beautiful things about this film is that it treats them as human beings and as individual human beings, and you get to know them all for their differences as well, rather than seeing them as this one psychotic entity. Quindi anch'io ero a conoscenza appunto di questi omicidi, tuttavia non conoscevo appunto le tre donne da un punto di vista diciamo individuale della loro personalità, quindi Leslie, Susan e Patricia. Quello che è interessante di questo film è proprio che non le considera diciamo nel loro insieme, ma le considera le differenze e gli aspetti della loro personalità come appunto esseri umani. I feel like they said it all. I knew lightly about it. I didn't know all the details. I didn't know their names. And I've never seen them depicted as humans before either. So that was beautiful. Credo che abbiano già detto tutto. Sì, ero a conoscenza degli omicidi, non conoscevo appunto i dettagli, non conoscevo neanche i nomi di queste tre donne, e credo che appunto sia molto interessante il fatto che il film le rappresenti come esseri umani. I'll go back to the Mary and to Guinevere. And one of the things that struck me when I saw the film first for the selection is how the issue of free will is important in the film. On one side, the film beautifully portrays how easy it is to go and do terrible things. But it also says that there almost always there is a moment where you can stop before you do it. So I think it's a very sophisticated and very smart take on this. And I would like both for Guinevere and for Mary to comment on. Well, I think. Quindi un'altra domanda per Mary e per Guinevere. Una cosa che mi ha molto colpito quando ho visto il film è stato come affronta il tema del libero arbitrio e da un certo punto di vista il film ci mostra come sia facile commettere dei delitti così efferati, dall'altro punto di vista però ci fa anche capire che c'è sempre un momento in cui ci si può fermare. Trovo che questo sia molto sofisticato e interessante e quindi vorrei sapere la loro opinione. Well, I think we were both interested in the complexity of it and in trying to take the audience on a journey with identifying with Leslie, so you're in the moment of this decision. And I think for Leslie, she's obviously tempted, but there's also her loyalty to Pat and to the girls. And I remember early on in one of my first conversations with Guinevere, she said that she thought it was her relationship with Pat as much or more than Charlie that kept her there. Yeah, and also. Era molto interessante sicuramente la complessità appunto di questo tema. Noi volevamo coinvolgere appunto il pubblico in un vero e proprio viaggio affinché potessero immedesimarsi con il personaggio di Leslie e capire come fosse arrivata appunto a prendere questa decisione, e soprattutto importante il rapporto con Pat ancor più che con Charlie, che è proprio forse il motivo che la trattiene, che la spinge. And also to me I think we can all identify with a moment in life where we made a bad choice, and also how frightening it is that all the choices we make are leading us in places that we aren't aware of in a given moment. And that to me is how to connect anyone in this room with this character. Credo che per noi tutti sia facile identificarsi in questo momento in cui abbiamo appunto compiuto o preso delle scelte sicuramente sbagliate che hanno poi avuto delle conseguenze sulle nostre vite, delle quali forse in un certo momento non ci siamo neanche resi conto, e questo è sicuramente un aspetto che accomuna tutti noi, anche presenti in sala, chiaramente.